La nostra televisione, siamo felici di essere con voi in salute con Buono a Sapersi. Allora, benvenuto Lino Chicchi, benvenuto. Insegna tecnologia alimentare all'Università di Firenze. Laura Ferrero, la nostra dietologa. Oggi parliamo di prosciutto cotto, qualità fatta a fette. Poi scopriremo anche come deve essere una fetta di prosciutto, come sceglierlo, quello di qualità, come scegliere il prosciutto cotto di qualità, ma iniziamo subito con la nostra nutrizionista, con la nostra dietologa. Allora, capiamo, mettiamola subito sul bilancio delle calorie, il prosciutto cotto. Quante calorie ci sono in 100 grammi? Così ce la lasciamo da parte questa cosa e poi lo mangiamo, giusto? 215 calorie. Sì. In un etto di prosciutto cotto, se però lo sgrassiamo bene, riusciamo a scendere a 140 calorie. Ecco, allora avete capito quanto incide il grasso in una fetta di prosciutto cotto. Quindi, vediamolo subito, riepiloghiamo questo dato. Prosciutto cotto in 100 grammi, senza grasso addirittura 140 calorie, come diceva la dottoressa, con il grasso 215. Si passano 70 calorie, tantissimo, sì. Quindi a voi la scelta. Allora, quanto prosciutto a settimana? Quindi il grasso è meglio toglierlo comunque. È meglio toglierlo. Lo possiamo mangiare, perché abbiamo parlato del prosciutto crudo la scorsa settimana. È un grasso molto saporito. È importante asportarlo per avere meno calorie nel nostro piatto. Si usa in qualche cucina regionale l'uso del grasso del prosciutto cotto per cucinare qualche pietanza. O lo strutto. Lo strutto. Pensiamo all'Emilia Romagna, che è ricca appunto ancora di tradizioni. Allora, quanto prosciutto cotto a settimana possiamo mangiare, indicato mangiare? Secondo le linee guida, 50 grammi, massimo 80 grammi a settimana. È una buona quantità in sostituzione della porzione di carne però di quella giornata. Perfetto, quindi in sostituzione della porzione di carne della giornata, non mettiamolo con la carne altrimenti facciamo due porzioni appunto di carne, 80 grammi a settimana, giusto? 80 grammi a... Giusto. Va bene, e non più di due volte. Uno o due volte a settimana. Uno o due volte a settimana. Allora, cosa dite? Io vi ascolto, eh. Che tristezza hanno detto. Ci sta. Dottoressa, abbia pazienza, qua la reazione è immediata. Però noi siamo qui per ascoltare i suoi consigli. Allora, vediamo il confronto calorico tra il prosciutto cotto e gli altri salumi che troviamo in commercio. Il salume più calorico è il salame, salame tipo Milano, siamo intorno alle 392 chilocalorie. Segue la mortadella, un altro salume cotto, intorno a 317 chilocalorie. Lo speck, un altro salume, siamo intorno a 303 chilocalorie. E poi ci sono prosciutto crudo, bresaola e prosciutto crudo. Lo crudo, 268, e poi la bresaola invece, che è un salume che ha meno calorie in assoluto, perché 151 kcal per etto. Tra poco con la dottoressa faremo anche dei bei confronti. Nella sua intervista intanto ripetiamo: bresaola 151 kcal, prosciutto crudo 268, lo mettiamo in mezzo, tra la bresaola e il prosciutto crudo, quello cotto. La mortadella 317, il salame milanese, proprio lì, non scappate, non potete mangiare pochissime volte a settimana, forse una. Il prosciutto lo mettiamo per ultimo, perché deve essere il nostro piatto principale, quindi il nostro ingrediente principale è molto velocemente questo. Perfetto, e quindi? Le mandorline. Questa è calmiere. Dottoressa, qui la voglio. E il miele, come
passa la dogana della nostra dietologa. E passa, sì, è molto buono, è molto ben combinato, perché ci sono le verdure, c'è un po' di frutta, smorza il salato, c'è il trucco di dolce del miele. Quindi è un'ottima combinazione, promossa. Allora andiamo avanti, se vogliamo. Ecco, questo sì che è un piatto. Questo può essere, per esempio, lo chiediamo alla nostra nutrizionista mentre andiamo a concluderlo. Può essere un piatto unico? Sì, brava. Quello può essere un piatto unico perché combina le proteine del prosciutto, che sono comunque in quantità limitata, con le proteine dei cereali e diventa un piatto bilanciato anche dal punto di vista dei sali minerali. Anche dal punto di vista dei sali minerali. 11.34, allora Laura Ferrero con noi, dietologa. Parliamo del prosciutto, delle proprietà intanto, il toast perfetto. Attenzione, il segreto sta proprio nel prosciutto cotto. Quando lo preparate, mettete il prosciutto cotto tra due fette di formaggio, così io faccio il contrario di solito, comunque. Così il prosciutto e il pane non si staccheranno mentre lo mangiate. E questa è una buona regola, iniziamo subito. Prosciutto cotto, pregi, difetti, precauzioni per l'uso, dottoressa. Prosciutto cotto è un alimento importante, presente nella dieta mediterranea, perché è ricco di proteine nobili, sono di origine animale. Oltre alle proteine, che ne ha circa 20 grammi ogni etto, è anche ricco di vitamine del gruppo B, che sono importanti per la parte strutturale del nostro organismo, e sali minerali come il ferro, il sodio, il potassio, il selenio, lo zinco. Perfetto, allora mandiamo la nostra grafica, così la vediamo con i bollini, con i semafori. Proteine pallino verde, perché ne ha tante, sono proteine nobili. Sali minerali pallino verde, grassi pallino giallo. Allora il sale mi fa venire in mente una domanda: chi dovrebbe evitarlo, dato che c'è un pallino rosso? È sconsigliato, comunque usato con moderazione, nei pazienti che soffrono di pressione alta, di ipertensione, anche sindrome renale, o comunque pazienti che hanno problemi legati all'equilibrio del sodio e del potassio. Ecco, quindi attenzione. Con molta attenzione per chi ha squilibrio elettrolitico. Gli ipertesi dovrebbero evitarlo. Arriviamo subito a collocarlo, questo prosciutto, e quindi in quale parte della giornata andrebbe mangiato? Sarebbe meglio nella prima parte della giornata, perché essendo un prodotto saporito e salato, alla sera potrebbe dare problemi di sete nella notte. Ecco, quindi. Però è un alimento versatile, lo si può usare a colazione, molto buono la colazione, negli spuntini, come un piccolo antipasto. Abbiamo visto anche prima, nel nostro angolo dei sapori. Diverso da chi e in che cosa, facciamo un giochino, dottoressa, insieme, e quindi le propongo un contro, ossia crudo contro cotto. Prosciutto crudo contro cotto, qual è la differenza? La differenza, che cosa sono diverse? Il prosciutto cotto è cotto rispetto al crudo, che invece è prosciutto crudo, l'animale, il pezzo dell'animale è lo stesso. Però il prosciutto cotto è meno salato rispetto al prosciutto crudo e anche meno calorico, c'è questa differenza. Però il crudo ha un po' più di acido oleico, che è più protettivo per le arterie rispetto al prosciutto cotto. Questo pregio. Perfetto, allora prosciutto cotto e mortadella, qua ci voleva la pausa. Buono. Allora la mortadella. Prego. Buonissima, preziosa, pezzo magro dell'animale, però è addizionata di grasso, al lardo, e però è meno salata rispetto al prosciutto cotto, perché ha le spezie, è aromatizzata con i pistacchi, col pepe. Ne parleremo prossimamente, do l'appuntamento con la mortadella. Però è più grassa, per cui bisogna fare attenzione. Che prosciutto cotto e salame. Prosciutto cotto, uno, il salame è un salume crudo, insaccato, stagionato, è il più calorico dei salumi, è aromatizzato, è più salato, ha più grassi, bisogna utilizzarlo con molta moderazione, è un antipasto, attenzione alle donne in gravidanza per tutti i salumi crudi, per il rischio di infezioni, tossinfezioni da toxoplasmosi o altre parassiti. Quindi attenzione per le donne in gravidanza. Allora, prosciutto cotto contro bresaola, lì è una bella lotta. È una lotta, sono due pezzi diversi perché arrivano da due animali diversi, il prosciutto dal suino, la bresaola dal manzo, il pezzo magro del manzo. La bresaola è più magra e anche più proteica, però è più salata rispetto al prosciutto cotto. Allora, dicevamo prima, gli abbinamenti sì, appunto, sono con i legumi ed i cereali, come cereali, abbiamo detto con la nostra maestra di cucina. No carne e pesce. No carne perché ci sono troppe proteine, e no formaggi perché poi alla fine diventa troppo grasso come pasto. Troppo grasso, ricordiamolo,
due volte, non di più, due volte a settimana. A settimana. Grazie Laura Ferrero per essere stata con noi, la nostra dietologa. E allora, prosciutto cotto amato in tutta Italia, a Trieste c'è una lunga tradizione che ce lo fa mangiare fino all'ultimo boccone. Vediamo.